non permettono una continuità didattica a chi studia e a chi lavora nella scuola, ma anche un'edilizia scolastica che fino adesso, negli ultimi 10-20 anni, è stato un problema per quanto riguarda il nostro modo di vivere la scuola, in particolare in una provincia come Pavia, che è fra le peggiori in Italia dal punto di vista della messa a posto degli edifici, ma che in questo momento diventa ancora più fondamentale, ancora più prioritaria, perché noi siamo in piazza nonostante le scuole abbiano riaperto, noi siamo in piazza perché il problema non è solo la DAD, il problema è il sistema in cui la scuola è stata gettata, è un sistema che dà la priorità al profitto, che ci ha